sotto il regno di Tarquinio e Superbo, l'ultima delle spedizioni militari fu quella contro i rotuli della città di Ardea. I giovani impegnati in tale campagna decidono, durante una pausa, di fare un'improvvisata alle loro mogli, in piena notte, per verificare la loro fedeltà. Le nuore del re vengono sorprese e intente a fare festa, la moglie di Collantino, Lucrezia, tutta impegnata a filare la lana con le sue ancelle. L'onestà e la bellezza della donna accendono il desiderio di Sesto Tarquinio, figlio del re Tarquinio e Superbo. Alcuni giorni dopo Tarquinio si reca a far visita a Lucrezia e viene da lei accolto come ospite di riguardo, ma nella notte il giovane la raggiunge in camera da letto e cerca di convincerla in ogni modo, con minacce e lusinghe, ad accondiscendere alle sue richieste. Lei mantiene fino alla fine il suo onore, ma di fronte al rischio di perdere la propria dignità di fronte agli altri, decide di concedersi. Infatti Tarquinio, con un basso espediente, le aveva giurato che dopo averla presa con la forza avrebbe ucciso lei e un suo schiavo e avrebbe fatto pensare a tutti che i due fossero stati uccisi durante un tradimento. Dopo il terribile evento, la donna, anche se incolpevole, si sente disonorata, fa chiamare il padre e il marito e racconta loro tutto quello che è successo, in modo che essi potessero vendicarsi, prima di uccidersi con un coltello per far sì che nessuna donna romana, dopo Lucrezia, vivrà nell'impudicizia. Il risultato immediato è la destituzione di Tarquinio il Superbo, che venne esiliato, e nel 509 a.C. iniziò la Repubblica.